Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo dell'odiatissima cellulite. Prima di iniziare col video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Bene, oggi parliamo di un argomento non troppo amato, soprattutto dalle donne, quasi esclusivamente dalle donne, che è la temutissima e odiatissima cellulite. Allora, la cellulite innanzitutto dobbiamo iniziare col dire che colpisce tutte noi, colpisce quindi sia le donne in età più matura, ma anche le ragazze più giovani o comunque di media età. E non solo è un problema associato a un sovrappeso, comunque a tutte quelle persone che hanno qualche chilo da perdere, ma purtroppo riguarda anche le ragazze, le donne che sono normopeso, quindi che oggettivamente non devono perdere peso. E ancora più tristemente, spesso ci sono da una parte le ragazze che magari sono magre, quindi non hanno bisogno di perdere peso, ma seguono uno stile di vita che magari non è poi così corretto, che sono affette da cellulite. Dall'altra parte abbiamo invece molto spesso, e questo forse è il gruppo di persone che diciamo soffre ancora di più la questione, che magari sono ragazze normopeso, che praticano molta attività sportiva, che seguono uno stile di vita e un'alimentazione sana, che però purtroppo devono sempre fare i conti con questa maledettissima cellulite. Quindi voglio fare questo video per cercare di andare a capire un attimo quali sono quegli accorgimenti, quelle cose che noi possiamo andare a modificare ed eseguire nella nostra quotidianità, per cercare non tanto di eliminarla, perché ahimè è molto difficile e nella maggior parte dei casi praticamente impossibile, ma diminuirla il più possibile, tenerla il più possibile sotto controllo. Perché innanzitutto dico che è impossibile da eliminare. Niente è impossibile, va bene, però dovete sapere che la cellulite, diciamo che è fisiologica in quasi tutte le donne, perché a provocarla, diciamo che è la componente estrogenica, quindi sono gli ormoni estrogeni caratteristici della donna, che portano appunto a aumentare la comparsa di questo fastidioso inestetismo. E difatti negli uomini questo disturbo è quasi completamente assente. Quindi trovare una ragazza, una donna che sia completamente esente da questo problema è praticamente impossibile, quasi alle miracolate succede, e io non sono tra quelle ovviamente. Quindi partiamo dal presupposto che quasi tutte, anche le fantastiche modelle che vediamo in televisione, sembrano perfette senza nemmeno un minimo difetto. Quando accavallano la gamba, quando strizzano la gamba, un inestetismo lo presentano. Quindi non crediamo neanche a tutte quelle immagini utopistiche che ci passano quasi sempre ormai i social media. Quindi, detto questo, cerchiamo un attimo di capire quali sono comunque i suggerimenti da seguire per cercare comunque di ridurre al minimo il problema, perché questo è possibile invece. Allora, innanzitutto, ovviamente, come ovvio che sia, si parte dall'alimentazione. Ora, non voglio dilungarmi su questo punto, ho fatto molti video relativi a che cosa è meglio mangiare, che cosa è meglio evitare, quali tipi di carboidrati è meglio scegliere, eliminare gli zuccheri, i grassi buoni, quelli cattivi. Quindi non voglio dilungarmi su questo aspetto, potete andare appunto a vedere i miei video precedenti, però ovviamente l'alimentazione sana e controllata sta alla base, ok, della riduzione degli inestetismi della cellulite. Ovviamente lo sgarro è sempre concesso, quella diciamo cosa un po' più sfiziosa è concessa ogni tanto, non ne dobbiamo fare una routine. Quindi
di base bisogna sostenere uno stile di vita che sia sano, un'alimentazione che sia il più sana possibile, quindi ovviamente ricca di frutta, ricca di verdura e ovviamente, come ho detto prima, cercando di eliminare quegli elementi altamente dannosi. Relativamente all'alimentazione voglio specificare una cosa che spesso non è tanto risaputa, cioè la questione del sale. Allora, il sale è stato associato più volte appunto alla comparsa della cellulite e quello che spesso si sente dire è di andare a eliminare completamente il sale o comunque di ridurlo al minimo, ok? Perché è proprio il sale una delle principali cause. Allora, facciamo chiarezza su questo. Sicuramente un eccesso di sale, quindi andare ad aggiungere una quantità eccessiva di sale alle nostre verdure, alla carne, al pesce o a quant'altro, a qualsiasi altro alimento che andiamo a consumare, non è benefico, ok? Tralasciamo al sistema cardiovascolare, ma per questione della cellulite sicuramente non fa bene, la incrementa, ok? La stessa cosa vale però per l'eliminazione completa del sale. Ora, non voglio andare nel dettaglio perché sono tutte delle reazioni che avvengono a livello fisiologico che sono piuttosto complesse, però semplificando al massimo per farvi capire la questione, se noi andiamo a eliminare completamente il sale dal nostro organismo, il nostro corpo come risponde? Risponde andando a richiamare una maggiore quantità di acqua nel corpo, ok? E quindi questo cosa fa? Va a incrementare la ritenzione idrica, ok? Che comunque è un ristagno, chiamiamolo così, di liquidi a livello soprattutto delle cosce, a livello del gluteo, quindi nelle gambe in generale. Quindi non facciamo altro che peggiorare la situazione andando a eliminare completamente il sale. Quindi il sale utilizziamolo in maniera moderata, ovviamente regolandone la quantità e considerando anche il fatto che ci sono molti alimenti che già contengono sodio, ok? Per esempio considerate anche tutti i pesci in scatola che spesso quando si è di fretta si consumano, già di per sé contengono sale. I prodotti a livello industriale contengono tanto sale, quindi cerchiamo di limitarli in questo senso, però aggiungiamolo quando magari mangiamo le verdure, quando magari mangiamo il riso, quindi sempre in maniera moderata. Questo è il primo punto. Il secondo punto a livello dell'alimentazione è l'acqua. L'acqua è importantissima, è molto importante mantenersi ben idratati, quindi cercate di bere non il più possibile, nel senso non bevete 4 litri di acqua al giorno, perché sempre il troppo è eccessivo in qualsiasi caso e non va bene. Dobbiamo sempre trovare un equilibrio, quindi 2 litri e mezzo di acqua al giorno. Se non riuscite a bere l'acqua, cercate di aromatizzarla preparandovi degli infusi, delle tisane, aggiungetevi delle foglioline di menta, del limone, quello che vi piace, no, lo zucchero ovviamente, però insomma cercate di bere il più possibile durante il corso della giornata e anche questo aiuterà il vostro corpo ad andare a eliminare i liquidi in eccesso che appunto ristagnano a livello delle cosce e dei glutei. Dopo aver detto questo, un altro elemento essenziale e anche qui molto spesso viene condotto un errore molto grande, che però è molto comune soprattutto appunto nelle donne, questo ultimo elemento è l'allenamento, ok? Allora, chiariamo subito che l'allenamento che è utile per andare a combattere la cellulite, ok? Che quindi aiuta a diminuire effettivamente la cellulite, è quello che stimola la nostra massa magra. Quindi sono gli allenamenti con carichi pesanti, ok? Gli allenamenti cardio, che tante persone si ostinano a fare tutti i giorni, per magari 2 ore al giorno, pensando che con l'allenamento cardio si brucino più calorie e quindi questo poi ci porta a bruciare, diciamo così, la cellulite, non è assolutamente vero. Anzi, succede l'opposto, perché spesso questo porta il nostro muscolo a infiammarsi, a produrre più acido lattico, ok? E quindi questo non fa altro che incrementare la cellulite. Quindi
Con questo non voglio dire che dovete eliminare completamente l'attività cardio, no, assolutamente, 1-2 volte alla settimana, magari anche camminata veloce, meglio in salita, ok? È molto utile per la cellulite, ma poi abbinateci sempre degli allenamenti con cariche pesanti, che quindi stimolano il muscolo, permettono la crescita della massa magra e riducono gli inestetismi. Vi assicuro che funziona assolutamente. Ultima cosa che vi voglio dire sono tutti quei prodotti, trattamenti che ormai sono super diffusi nei centri estetici, oppure le creme, gli integratori che si trovano in farmacia, nelle erboristerie. Partiamo dal presupposto che non c'è nulla di miracoloso. Sicuramente se facciamo degli trattamenti associati a tutte queste altre a questa lista di suggerimenti che vi ho dato fino adesso, allora tutto aiuta. Ovviamente se voi unite tutti insieme diversi step, ovviamente la vostra cellulite sarà più aiutata, ok? Però non pensate di dire: ah, compro quella crema, compro i fanghi anticellulite, faccio il trattamento super costoso, super innovativo dall'estetista, allora fra ora dell'estate non avrò più cellulite. Perché non è così, non sono miracolosi, anzi spesso sono addirittura uno spreco eccessivo di soldi, perché poi le persone dicono: sto facendo un trattamento, quindi posso mangiarmi il biscotto in più, per esempio, questo è un esempio. Però insomma, non utilizzate solo quella via che sembra essere poi la via più facile, ma le vie più facili poi non sono sempre quelle corrette, insomma. Quindi le creme potete utilizzarle, potete fare dei massaggi, potete fare dei trattamenti. Integratori, ce ne sono di diversi, integratori drenanti, diuretici, che quindi aiutano l'eliminazione dei liquidi. Io stessa li ho provati, ne ho provati di diversi. Vi dico, pochi sono stati quelli che hanno mostrato una differenza. Io ve ne metto uno qua sotto nei commenti, che secondo me è l'unico che quantomeno su di me ha funzionato, ho visto effettivamente una differenza. Ovviamente, ripeto, sempre in associazione all'attività fisica, alimentazione, stili di vita sano e controllato, quindi non solo quello. Comunque per me no, non è miracoloso, perché ho detto che niente è miracoloso, però è un ottimo, secondo me, integratore a base di bromelina, che è il principio attivo dell'ananas, che ricordiamoci non è un bruciagrassi, ok, ma è appunto un antiedematoso, perciò aiuta a eliminare i liquidi in eccesso nel nostro corpo. Bene, io spero che il video sia stato chiaro, vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se è così, mi raccomando, mettetemi un mi piace, iscrivetevi al mio canale, condividete i miei video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!